Gare d'appalto per l'affidamento dei servizi di trasporto in ambulanza svolti non solo in Abruzzo ma anche in Marche, Umbria, Campania, Lazio e Sicilia, turbate tramite anomali e fraudolenti ribassi dei prezzi. Per questo sono scattati i sigilli su beni per oltre 10 milioni di euro di una cooperativa operante nel settore dei trasporti sanitari. Sequestrati automezzi, terreni e fabbricati e congelate anche le disponibilità finanziarie degli indagati per circa 200.000 euro. Provvedimenti disposti dal GIP di Pescara su richiesta della locale Procura della Repubblica ed eseguiti dalla Guardia di Finanza di Pescara a seguito di un'articolata attività di indagine dalla quale è emerso che i ribassi erano stati resi possibili dallo sfruttamento dei lavoratori, costretti a turni massacranti senza ferie né contributi straordinari e con retribuzioni inferiori ai minimi previsti dal contratto collettivo, ma anche dal mancato rispetto delle condizioni del contratto stipulato con la stazione appaltante. Tra i reati ipotizzati anche l'associazione per delinquere, poiché gli indagati avrebbero escogitato preventivamente la spartizione delle piazze e i ruoli da ricoprire. Gli investigatori hanno riscontrato che il servizio di soccorso è stato prestato con un numero di ambulanze inferiore a quanto previsto dal contratto e che per partecipare ai bandi la cooperativa ha fatto ricorso a un prestanome per occultare il ruolo di direttore di uno degli indagati, già condannato in via definitiva nel 2017 per turbativa d'asta. Per evitare ingiusti licenziamenti, l'attività della cooperativa non è stata interrotta. Il GIP ha incaricato un amministratore giudiziario per la gestione e continuazione del servizio sanitario.